Ragazzi, buongiorno. Oggi ho deciso di portarvi a fare la spesa con me perché voglio fare un pranzetto buonissimo e lo voglio condividere con voi, e quindi iniziamo dalla spesa. Seguitemi. Allora ragazzi, se il fruttivendolo mi fa fare questo video, ci riesco. Allora, oggi io preparo una crema di zucca. Perché il fruttivendolo? Perché sta parlando sempre. Allora, crema di zucca, funghi, prezzemolo. Adesso prendo, vado al banco e prendo lo speck, perché faccio una crema di zucca, speck, rosmarino, funghi. Ragazzi, seguitemi e vi faccio consolare. Buongiorno, posso avere 300 grammi di speck tagliato a filetto? E adesso passiamo alla pasta. Allora, mi puoi aiutare? Mi servono 1 chilo di rigatoni de cecco. Eccoli qua, eccoli qua. Grazie. Grazie mille. Ciao, a dopo. Allora, eccomi qua, amici, sono pronta. Gli ingredienti stanno qua. Qui abbiamo la zucca con il prezzemolo. Qui abbiamo i funghi con il rosmarino. Qui abbiamo lo speck parmigiano, rigatoni e olio. Adesso iniziamo dalla zucca, step by step. Ci siamo. Ecco qua, si aprono le danze. Faccio rosolare un po' l'aglio nell'olio per poi aggiungere la zucca. Mi raccomando, è inutile dirvi che la zucca va lavata, i funghi vanno lavati, quindi ci tenevo a dirlo. Aggiungo un po' di sale senza esagerare, ragazzi, perché non ci dimentichiamo che dopo devo aggiungere lo speck del salato. Per quanto riguarda la zucca, ci siamo quasi, l'aglio va tolto, però comunque la zucca dopo viene frullata. Tolgo il rosmarino e aggiungo i funghi. I funghi sono pronti, li tolgo dall'olio. Terzo step, ragazzi, si passa allo speck. Facciamo rosolare lo speck. Anche questa è fatta, si passa la pasta. Ci siamo, vado con la pasta. Allora, ci siamo. Aggiungo la pasta alla crema di zucca. Funghi.
se volete anche un po' di pepe, se vi piace. Ragazzi, sono pronta, si mangia. Buon appetito, un bacio a tutti e grazie che mi seguite. Ciao.